Bentrovati lettori di Scambio Affari, oggi ci troviamo in compagnia di Jacopo Mariani, vicepresidente del Comitato di Quartiere San Valentino, che ci illustrerà l'attività del quartiere e il suo impegno a livello cittadino, nel sociale e nel politico. Allora Jacopo, partiamo dalla prima domanda: quando nasce e quali sono le motivazioni che fanno nascere il Comitato di Quartiere? Allora, intanto salve a tutti e grazie per l'intervista. Allora, il Comitato nasce 4 anni fa, proprio qualche giorno fa abbiamo festeggiato il nostro 4º anno di attività e nasce con l'intento di rivalutazione di tutta la zona del quartiere. Rivalutazione sia ambientale che sociale dello stesso quartiere. È nato dall'intenzione di Massimo Morici, che è il presidente, che saluto, e da validi collaboratori che inizialmente hanno cominciato questo progetto. Poi ovviamente le strade si sono ritrovate dopo tanti anni, e adesso la formazione è la formazione è composta da presidente Massimo Morici, da me vicepresidente, e dalle coordinatrici Elisabetta Incollingo e Monica Vitillo, a cui faccio un saluto anche a loro. E niente, quindi nasce con l'intenzione da 4 anni di rimanere sul territorio e stare a contatto con i cittadini ed essere un punto di riferimento che possa fare da il cittadino e all'amministrazione comunale, che poi in realtà è l'intento di tutti gli altri comitati di quartiere. Qual è lo scopo che vi prefiggete come comitato di intervento sul territorio e di coinvolgimento anche delle persone, degli abitanti del quartiere? Il comitato ha l'intento di portare proposte, di fare proposte concrete a livello amministrativo e non solo amministrativo, anche sociale e culturale. Infatti il comitato è stato protagonista di molti eventi culturali e sociali che l'hanno visto, diciamo, in prima linea sempre per quanto riguarda anche eventi di sensibilizzazione dei propri cittadini. Posso fare alcuni esempi, tipo due edizioni della giornata del verde pulito, che riguardava appunto l'ambiente, quindi il rapporto che può esserci tra il cittadino e la raccolta differenziata, che è una delle proposte nuove del comitato giovani. Poi un'edizione del Natale a misura di bambino, un altro evento per i bambini, per sensibilizzare proprio la tradizione del Natale e di tutte le feste, insomma, di quel periodo, e poi un evento d'estate per farci sentire anche d'estate con il San Valentino Live Music, che speriamo cominci ad essere un evento di tutte quest'estate. Insomma, band rock pop si sono esibite proprio al centro anziani, dove abbiamo effettuato, diciamo, questo concerto che ha visto esibirsi proprio giovani talenti, e quindi è servito anche per quello, proprio per metterli lì a San Valentino in visione questi talenti, insomma, visto che Cisterna ne ha tanti. E poi ovviamente partecipiamo a tutte quelle che sono le attività sociali che non hanno ovviamente indirizzo politico, perché il comitato, ricordo, è un'entità, un'istituzione apartitica e apolitica. E poi ovviamente sempre pronti per le proposte che i cittadini vengono a fare a noi. Infatti tutti i mercoledì noi al Centro Anziani, Centro Polivalente, abbiamo un punto d'ascolto il mercoledì dalle 5:30 alle 6:30. Il cittadino può venire a incontrare, parlare con noi e fare delle proposte che poi sono quelle che il cittadino, che il comitato metterà a disposizione di quella che sarà poi qualsiasi tipo di amministrazione che la città di Cisterna, insomma, avrà per i prossimi anni. E in merito alle iniziative, eventi che avete organizzato, la cittadinanza ha risposto numerosa? Come è stata l'affluenza in questo senso? È stato sempre un successo, nel senso che vedere un comitato di giovani che si adopera per un quartiere, che è un bel quartiere, perché il quartiere San Valentino è il quartiere più popoloso di Cisterna ed è bello,
Io sono molto affezionato al quartiere, che deve aumentare i suoi servizi perché è popoloso e quindi i cittadini di Cisterna sono cittadini che sono, sono esigenti perché anche Cisterna è una bella città. Quindi a San Valentino è giusto che vengano trasportati, vengano decentrati alcuni servizi e questo è l'impegno ordinario di tutti i giorni del comitato e quindi gli eventi con la fatica di tutti i componenti del comitato hanno presentato una proposta culturale non indifferente. Lasciamo da parte le problematiche del quartiere San Valentino perché ormai da anni si conoscono, sono alla portata di tutti. Qualsiasi amministrazione penso che lo sappia e ne abbia sentito parlare. Passiamo invece alle proposte concrete che voi come comitato avete ricevuto dalle persone, ma che in prima persona anche avrete sicuramente messo in campo e fatto conoscere all'amministrazione comunale. Ecco, quali sono brevemente alcune proposte che vorreste fare per migliorare la situazione e la qualità del quartiere? Noi nel giro di 3-4 anni ne abbiamo elaborate 3-4 che sono sempre le stesse perché purtroppo nel quartiere ci sono problemi che vengono risolti che però ripetutamente si ripetono, si riverificano e tornano e quindi dobbiamo impegnarci proprio per toglierli definitivamente. Proprio stando strettamente sul territorio. Il primo, quello che il comitato e che credo anche gli altri vadano a chiedere è proprio che la nuova amministrazione debba mettere al centro del programma, non dico programma elettorale, ma insomma al centro della propria agenda amministrativa l'ascolto di questi comitati, perché tornare a mettere il comitato che rappresenta il cittadino al centro dell'azione politica è già una vittoria. Quindi la nuova amministrazione deve fare questo, deve mettere il cittadino al centro tramite ovviamente gli strumenti che ha, il comitato è uno di questi. Quindi questa è la proposta regina, delle altre che riguardano poi servizi sociali e ambiente, perché i servizi sociali ovviamente sono un tema importante in ogni città e in ogni quartiere. Noi proponiamo lavori socialmente utili che possono essere utili appunto per i servizi sociali, le famiglie in difficoltà. La nostra proposta è quella di rateizzare l'erogazione di questo fondo e metterlo a disposizione di lavori socialmente utili, perché è bello ricevere sostegno. Ma è bello, credo che sia fondamentale e importante mettersi anche al servizio del quartiere. Quindi questa è la proposta che stiamo formalizzando praticamente tutti gli anni con l'amministrazione. Speriamo che stavolta con una nuova amministrazione in questi 5 anni speriamo di portarlo a compimento. E poi un'altra proposta importantissima che ci ha visto i protagonisti fin dai primi anni è la costruzione di isole ecologiche. L'isola ecologica deve stare in tutti i quartieri, soprattutto nel nostro ovviamente. Pulizia ordinaria, i rifiuti in sé per sé, quindi l'inquinamento, l'ambiente, le zone verdi vanno preservate. Noi di zona verde a San Valentino ne abbiamo una, e forse è il diamante di tutta Cisterna, che è il parco di San Valentino, che è il parco Giovanni Paolo II. Quindi noi partiamo da quello. Come ultima domanda ci soffermiamo su un altro aspetto che riguarda la tua personalità, il fatto che tu scrivi delle poesie e hai pubblicato 2 raccolte di queste tue poesie. Ecco, come nascono, quali sono i sentimenti insomma, che hai quando scrivi queste poesie? Ma la storia intorno alle mie raccolte è veramente lunga, chi mi conosce bene sa che cosa vuol dire per me pubblicare una raccolta. La prima raccolta era esplorativa
Io pubblicai la prima raccolta, che era composta solamente da 20 poesie, e all'insaputa di tutti pubblicai questa raccolta dal titolo Ritratti, e con quella mi sono cominciato a far conoscere, insomma, no? E però era esplorativa perché i cittadini, insomma, e gli appassionati dovevano capire chi era Jacopo Maniani. Io ci ho messo tutto me stesso in quella raccolta. Ritratti, infatti, è una raccolta profondamente autobiografica, e proprio perché ci ho messo tutto me stesso, la seconda raccolta si intitola Io e me stesso. Ed è praticamente la maturazione di quello che ho fatto nei 2 anni della prima raccolta. È diciamo la concretizzazione della prima. E, infatti, è molto più corposa, ci sono 45 poesie, insomma, comincia a essere. Ed è veramente la raccolta che mi ha dato più soddisfazione per come le persone hanno reagito e per come è piaciuta. Per come è piaciuto il mio modo di fare poesia. La poesia però per me è uno strumento di comunicazione. Quello che voglio riportare, quello che voglio portare in mezzo alla gente lo dico con la poesia. Io e me stesso non è autobiografica, io e me stesso guardo un po' tutto. Infatti nella copertina del libro, della raccolta, ci sono tre visi che guardano in direzioni opposte, una a destra, una al centro e una a sinistra. Non a caso ho scelto quella. Perché appunto è importante guardare tutto e anche le cose che magari sono un po' più spiacevoli, e bisogna saper analizzare anche quelle. Quindi io e me stesso faccio quello. Ringraziamo Jacopo Mariani, il vicepresidente del Comitato di Quartiere San Valentino, che oggi ci ha illustrato, ci ha raccontato la sua attività, il suo impegno nel Comitato e all'interno della città, nel sociale e nell'ambito politico. E ringrazio tutti i lettori di Scambiaffari e alla prossima.